Salve amici, benvenuti nel mio canale YouTube. In questo video vi propongo l'ascolto della registrazione audio dell'interrogatorio di Gaetano Grado durante l'udienza del processo Bacarella ed altri tenutasi l'11 giugno del 2015. Gaetano Grado nasce l'8 marzo del 1943 a Palermo, era un membro della famiglia di Santa Maria de Gesù. In questo interrogatorio viene sentito come imputato e indagato in procedimenti connessi. La registrazione audio è stata presa dal sito di Radio Radicale e fa parte dell'archivio di Radio Radicale. Mi raccomando, se vi piace il mio canale YouTube, iscrivetevi e attivate la campanella. In questo modo sarete sempre informati ogni volta che pubblico un nuovo video ed entrate a far parte della mia community. Se il video vi piace, mettete un bel like e lasciatemi un commento, in questo modo mi farete conoscere la vostra opinione. Ora guardiamo la sigla e poi ascoltiamo il file audio della registrazione. E allora, quindi verifichiamo innanzitutto se abbiamo il sito Gaetano Grado. Sito buongiorno Presidente, sono il cancelliere dal sito riservato 2. Do atto della presenza di Grado Gaetano, nato a Palermo l'8 marzo 1943. Le generalità sono state da lui stesse dichiarate. Va bene, il difensore è in aula, è l'avvocato Monica Genovese che vediamo in aula. Alla prima iniziale dobbiamo accertare la qualità di Grado. Grado deve essere sentito come imputato in procedimento connesso, in quanto è tuttora imputato per alcuni fatti e indagato per altri in relazione ad alcuni omicidi di cui si è autoaccusato e per i quali ha accusato anche altre persone. Quindi è sia imputato che indagato in procedimento connesso. Quindi il pubblico ministero chiede che Grado sia esaminato quale imputato indagato e imputato in procedimenti connessi tuttora in corso. L'avvocato Genovese? Sì, Presidente, questa è la situazione. L'avvocato Genovese conferma, nessuna osservazione, quindi allora si dispone a procedersi all'esame senza l'articolo 210 comma 6 codice procedura penale. Allora Grado, se ci sentite al sito riservato, prima di iniziare la devo avvertire che lei in qualità di indagato e imputato in procedimento connesso ha la facoltà di non rispondere. Se dovesse accettare però di rispondere assumerà la qualità di testimone sui fatti almeno che concertano la responsabilità di altri, fatte salve le incompatibilità e le garanzie di legge. Lei cosa vuole fare? Si avvale alla facoltà o risponde? Intendo rispondere. Intende rispondere. Allora legga la dichiarazione, assume quindi la qualità di testimone, legga la dichiarazione che si trova davanti. Consapevole della responsabilità morale e giuridica che assumo con la mia deposizione, impegno a dire tutta la verità e a non nascondere nulla di quanto è a mia conoscenza. Benissimo. Intendo rispondere. Benissimo. Allora, ne abbiamo già dato atto a verbale, quindi diamo la parola al pubblico ministero per iniziare l'esame. Signor Grado, buongiorno, sono il dottor Di Matteo della Procura di Palermo. Buongiorno, dottore. Lei quando ha iniziato a collaborare con l'autorità giudiziaria? All'incirca 18 anni fa. E quindi ricorda l'anno? Credo 97. Può darsi lei può darsi qualche anno dopo? È in grado di indicare con certezza
l'anno del suo primo verbale con l'autorità giudiziaria da collaboratore di giustizia? No, guardi, dottore, non lo ricordo bene. Nelle sentenze definitive che ho prodotto c'è riferimento al suo esame dibattimentale, per esempio nel procedimento per la strage di Viale Lazio, dove lei aveva dichiarato, pagina 6 della trascrizione dell'esame dibattimentale, se non sbaglio nel 1999. Sì, 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 ricordo adesso, sì. Senta, ma al di là della indicazione specifica 97 o 99, lei in quel momento era libero o detenuto? No, io ero detenuto. Ho fatto 3 anni, nella mia collaborazione, ho fatto 3 anni di isolamento. Ma quando ha iniziato a collaborare, quando ha deciso di collaborare, lei era detenuto perché in custodia cautelare o stava espiando una pena? No, no, era detenuto che stava espiando una pena del maxi processo, primo maxi processo di Palermo. Quanti anni le erano stati inflitti di reclusione col maxi processo? 14 anni. Senta, e lei quando ha iniziato a collaborare a che punto era nell'espiazione della pena? Aveva appena iniziato o stava per finire di espiare la pena? No, no, guardi dottore, io le dico questo qui, ai tempi avevo il professore Gaito di Roma, Enzo Gaito, e mi portò la notizia che a breve sarei stato scarcerato perché avevo scontato quasi tutta la mia pena con i benefici della buona condotta, condono e via dicendo. Quando ho sentito questo ho mandato a chiamare il dottore Michele Prezzipino del pool antimafia di Palermo e ho deciso di collaborare. Difatti i magistrati gli stranizzava, dice come questo viene scarcerato fra non molto e sta collaborando. Ho deciso così perché non credo più a questa cosa loro, non cosa nostra, cosa loro. Senta, lei stava scontando una pena che le era stata inflitta per quali reati al maxi processo? Senta, dottore, io sono stato condannato per associazione mafiosa e per il traffico internazionale di droga che non c'entro niente perché sono stato sempre contro la droga. Però purtroppo ho avuto quella condanna. Era meglio perché mi condannavano per omicidio e non per droga, avrei provato meno vergogna. Senta, lei quando e con quali persone ha avuto per la prima volta i suoi contatti con Cosa Nostra? Ma io, dottore, ero ancora piccolino, avevo sui 15-16 anni, già ero vicino a dei vecchi amici di papà che adesso non sono più in vita, che funzionavo come armiere nella famiglia di Stefano Bontade, che era la famiglia di Santa Maria di Gesù. Nella sua famiglia di sangue c'erano, quando lei era ragazzo, c'erano già degli affiliati a Cosa Nostra? Certo, papà mio era un affiliato a Cosa Nostra, era rappresentante e capomandamento della famiglia di Santa Maria di Gesù. Intorno a quali anni lei, in virtù anche di questi rapporti, naturalmente di figlio a padre, iniziò ad avere contatti con altri esponenti della famiglia mafiosa di Santa Maria di Gesù? Ma senta, io ero sempre vicinissimo perché nella morte di papà, e poi mi hanno messo vicino, tipo protezione, la buonanima di Stefano e di Paolo Bontade e altri personaggi, diciamo, della zona. E tipo un addestramento che mi stavano facendo. Dopo sono stato messo in famiglia. Suo padre quando è morto? Nel 56. Lei aveva o ha dei fratelli? 4 fratelli e 2 sorelle. I fratelli sono vivi, sono deceduti? No, Antonino, nella guerra di mafia che abbiamo avuto,
è scomparso. Vincenzo è morto di una malattia o ancora due fratelli? Qualcuno di questi suoi fratelli apparteneva a Cosa Nostra? Solamente Antonino, che è stato combinato dopo di me, cioè combinato, messo in famiglia dopo di me, il più grande di tutti. Questo è scomparso. Senta, soltanto poi per avere, per passare alle domande di merito sulla sua appartenenza a Cosa Nostra, lei ha detto che ha iniziato a collaborare, aveva detto 99, 97, oggi, comunque poi questo lo dimostreremo con i dati documentali, non ha importanza se in questo momento il suo ricordo non è precisissimo. Ma lei da quanto tempo era detenuto quando ha iniziato a collaborare? Dall'89. Dall'89. E prima del 1989, lei nella sua vita aveva mai subito periodi di carcerazione? Ed eventualmente erano stati lunghi, erano stati brevi, e quando si sono verificati? E nel 64, quando sono stato arrestato, sempre per un reato che non c'entrava niente, nel 64, dal 64 al 68. Quindi 4 anni. Dopo piccole detenzioni per documenti falsi, poi tutta la vita l'ho passato io da latitante. Ecco. Quindi dal 64 al 68 e poi brevi detenzioni per reati specifici. E lei mi pare che ha già detto che era stato arrestato nell'89, l'ultimo arresto prima poi dell'inizio della sua collaborazione è dell'89, giusto? Mi sente, signor Grado? Non abbiamo sentito la risposta, anche se comunque questo è il dato che aveva riferito, quindi facciamo la domanda ulteriore, vediamo se ci sentono poi. Sì. Prima di essere arrestato nel 1989, lei era stato libero, latitante, e per quanto tempo? Guardi, latitante sono stato... Da quasi sempre ero latitante, dottore. Poi è scoppiata la guerra di mafia, cioè nella morte di Stefano Pontade, e mi sono scagliato contro Totò Riina per tante ragioni, sia per la morte di Stefano Pontade, poi per la scomparsa di mio fratello, e perché ero contrario ai reati di droga. Ora quindi nell'81 era già latitante lei, signor Grado, è così? Sì, sì. Va bene. Sì, sì. Abbiamo capito bene. Soltanto per maggiore precisione e precisazione, leggo dalla sentenza definitiva: il suo esame nel processo per la strage di Viale Lazio contro Provenzano e Riina, 29 novembre 2007, pagina 11. Sono stato latitante dal 79 fino all'89, quando sono stato arrestato, 10 anni. Senta, lei questa latitanza l'ha trascorsa tutta in Sicilia o anche altrove? Guardi, dottore, l'ho trascorsa in Sicilia, poi quando è scoppiata la guerra di mafia, cioè quelle alleate, diciamo che era Gaetano Badalamenti e tante altre famiglie, abbiamo deciso di andare all'estero. E ho girato un pochino il mondo, sono stato a Madrid, sono stato a Parigi, sono stato a New York, ho girato un pochino. E quando è rientrato in questo periodo di latitanza in Sicilia, a Palermo? Ma senta, io ero di tanto in tanto, poi quando è scoppiato, ripeto, che mi sono scagliato contro Totò Riina, di tanto in tanto, soprattutto dalla Spagna, avevo dei ragazzi fidatissimi, perché non mi fidavo più di nessuno,
Di tanto in tanto scendevo giù a Palermo, gli ammazzavo qualche amico a Totorina per farle andare in tirte e me ne ritornavo indietro. Difatti Totorina, conoscendomi bene, ha dato ordine a tutte le famiglie: chiudetevi dentro perché c'è lui a Palermo, lo conosco bene, vi ammazzate, chi esce muore, dice state attenti, fate quello che volete. E poi, eventualmente se necessario ci torniamo. Senta, invece andiamo a un periodo precedente, torniamo a un periodo precedente. Lei quando è stato combinato? E in quale famiglia? E se si ricorda anche da chi? Ma, senta, io facevo parte quando c'era, diciamo, ancora non ero in famiglia, però la famiglia mafiosa non era Villa Grazia, era Santa Maria di Gesù. Dopo che sono stato combinato, abbiamo fatto tutta una fusione con la famiglia di Santa Maria di Gesù e quella di Stefano Bontade. Stefano Bontade voleva che noi ci facevamo la famiglia Santa Maria di Gesù e abbiamo detto no, perché con te ci troviamo bene. E abbiamo deciso di fare tutta una fusione con la famiglia di Stefano Bontade e abbiamo eletto lui come rappresentante e capomandamento. E questo in che anno è avvenuto? Ma nel 70, prima della strage di Viale Lazio, 72, se non piglio errore, nel 72. Difatti la buon'anima di Stefano dice: allora, se avete questo piacere di mettere me come rappresentante e fare tutta una famiglia, dice, io per rispetto la famiglia la chiamerò non Villa Grazia dove abito io, ma Santa Maria di Gesù. Però la strage di Viale Lazio è avvenuta nel dicembre del 69, quindi sì. Lei a quel momento era intanto già stato combinato? Sì, già ero combinato. E già era avvenuta questa fusione, diciamo, tra le due famiglie, Santa Maria di Gesù e Villa Grazia? Sì, 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 era avvenuta, sì, dottore. Senta, ma lei si ricorda, lei chi l'ha combinato in Cosa Nostra? Guardi, c'era la buon'anima di Stefano Bontade, e Pietro Lo Iacono, c'era pure Luciano Leggio, latitante, difatti si sono messi a ridere perché c'è stato un particolare. E quando mi hanno combinato, diciamo, solito rito, pungere il dito, la santina e via dicendo, Luciano Leggio, dopo che mi hanno combinato, ha detto... dice, sta gente non si combinano. Io avevo interpretato male la cosa, è tipo che mi ci sono girato male. Stefano mi dice, guarda che lui si riferisce, sta gente non si combinano, perché questi, uomini d'onore, già si nasce. È una cosa in più essere combinato, questo qui. Questo chi lo disse? Luciano Riggio o Stefano Bontade? Stefano Bontade, quando Luciano Riggio mi dice... Questa gente non si combinano. Allora io avevo interpretato la cosa male, come se non avevi i meriti. È tipo che mi ci sono scagliato contro a dirgli una parolaccia. Stefano mi fa, stati fermo, dice, perché semplicemente riferimento che già uomo d'onore tu ci sei nato. È una cosa in più essere combinato, messo in famiglia, questo qui. Ha detto Stefano Bontade. Ma lei prima di essere combinato... aveva già commesso dei reati nel periodo in cui è stato tenuto sotto osservazione? Che compiti svolgeva prima di essere combinato? Cioè io in pratica funzionavo da Stefano Bontade come armiere. Avevo in deposito, diciamo, tutte le armi che li accudivo, li pulivo, li conservavo nei nascondigli e via dicendo. E di tanto in tanto, per dire, quando servivano, e sia Stefano che qualche altro mi diceva, per dire, servono due fucili, servono delle pistole, io ce li andavo a pigliare, ero responsabile di questo. E invece dopo essere stato combinato, signor Grado, lei che tipo di reati ha commesso, intanto per conto di Stefano Bontade, prima dell'uccisione di Stefano Bontade, della deflagrazione della guerra di mafia?
Ma io per dire, ho partecipato, sono stato un tipo organizzato io, della strage di Viale Lazio contro Michele, il boss mafioso, Michele Cavataio e i suoi uomini. Ha commesso anche altri omicidi? Sì, tantissimi, tantissimi omicidi, dottor Di Matteo, tanti. Per iniziativa sua o prima che venisse ucciso Stefano Bontate, anche, diciamo, per gli ordini che riceveva all'interno del mandamento mafioso? Anche prima dell'uccisione di Stefano Bontate, perché vedi, io quando sono stato messo in famiglia, voglio rettificare una cosa. Io non ero il semplice uomo d'onore che per fare un reato doveva andare a chiedere permesso o al consigliere o al sottocapo o al rappresentante di famiglia. Io avevo libero arbitrio perché Stefano Bontate aveva dato ordine che nessuno si doveva permettere di contraddirmi in qualsiasi cosa io facevo. Ma che rapporto c'era anche da un punto di vista, o eventualmente anche da un punto di vista personale, tra lei, Stefano Bontate, la famiglia Bontate in generale? C'era un ottimissimo rapporto, gli ripeto, Stefano, io ero figlioccio di Stefano Bontato, perché quando mi hanno fatto il riso, quello che mi ha puntato il dito è stato lui. Però ripeto, io ero un uomo d'onore tutto particolare, tutto a sé, che Stefano aveva dato quest'ordine, che nessuno si permetta di giudicare o dire o giudicare l'operato che lui fa. Lui può fare sfare quello che gli sembra giusto. C'erano degli ottimissimi rapporti. Negli ultimi periodi ci eravamo un pochino raffreddati e gli spiego perché, dottor Di No, Matteo. adesso ci arriviamo, adesso ci arriviamo. Prima le volevo chiedere un'altra cosa. Sempre nel periodo antecedente la guerra di mafia, lei ha avuto modo di avere rapporti diretti, personali, con Riina, con Provenzano, con Bagarella, con i Corleonesi? Sì, come no, io mi ricordo quando avevo il compito delle armi che sono scesi giù a Palermo il signor Totorina e il signor Bino Provenzano e li tenevo io latitanti in una mia proprietà di Santa Maria di Gesù. Poi si sono inclinate un pochino le cose e loro sono andati via in altri posti. Per quanto tempo li ha tenuti, ne ha gestito la latitanza a Palermo? Ma per un paio d'anni, dottore, poi si sono inquinati le cose, le spiego perché. Perché incominciai a vedere delle cose, ho saputo delle cose che non mi andavano più bene, signor Totorina e Provenzano, anche se Provenzano era un killer che mi era sempre accanto. Però gli spiego perché non andai più d'accordo con Totorina, perché io ho saputo che Bagarella negli anni 63, 62, se non ricordo male, è stato fermato alla caserma di Corleone, che tanta gente non lo sa, e la nuova generazione mafiosi non lo sanno, è stato fermato alla caserma di Corleone. E ai tempi c'era quel rito, purtroppo, che io ne ho subito 9 giorni di legnate, eppure purtroppo non cantai. Invece Bagarella cosa ha fatto? Sotto le legnate di Accollona ha fatto arrestare Totorrina e il fratello Calogero che è morto in Viale Lazio, nella strage che abbiamo fatto in Viale Lazio. Ha fatto arrestare suo fratello e Totorrina. E le nuove generazioni mafiose, questo dottore, non lo sanno. Leo Luca Bagarella non poteva entrare nemmeno in Cosa Nostra perché era uno sbirro, era un infame. E allora, dottorina, quando mi dice ti raccomando questo coso che rimanga chiuso fra noi, non è che lo dico io, perché ci sono ancora oggi, ci sono i verbali alla caserma di Colleone, che lui era un infame e in Cosa Nostra un infame non poteva entrare. Quando dottorina mi dice questo fatto qui, io gli dico, Totò, le nostre acque d'ora in poi si dividono e ci siamo divisi e non le ho volute più vedere.
Questo deve sapere la gente, che signor Bagarella, quello che ha fatto strage, questo sanguinario, è un infame, si è fatto sbirro alla caserma di Colleone, ci sono i verbali ancora fermi lì. Senta, ma durante la gestione da parte sua della latitanza di Riina e Provenzano a Palermo, ci sono stati degli altri comportamenti da un punto di vista mafioso di Riina e Provenzano che lei ritenne di dover segnalare al suo capomandamento, a Stefano Bontate, come comportamenti, diciamo, pericolosi o comunque irregolari? Sì, ci sono, dottore. Ieri spiego, se permette, ieri spiego. Cioè, in pratica è successo che hanno fatto un'altra associazione mafiosa giù a Palermo, dei 114, che hanno arrestato Stefano Bontate, Gaetano Badalamente e tanti altri, cioè erano quasi tutti in carcere. E allora gli dico io, vado dal latitante, lei non so se avrà sentito dire che Luciardone di Palermo era un albergo a 5 stelle, dal latitante vado a trovare Stefano Bontate in carcere e gli dico, senti Stefano, che faccio? Lui mi fa, dice, vai dietro a Totorrina, dice, segui quello che fa lui. E allora Totorrina era 24 ore su 24 assieme a me, incomincio a vedere io dei movimenti di Totorrina, che faceva in tutte le famiglie mafiose, che arrivava lì, si creava simpatie, già era pronto per cominciare a fare guerra di mafia. Totorrina, per dire, una volta mi dice di una cosa chiusa, dobbiamo ammazzare il colonnello Russo. Io mi sono rifiutato e sono andato a dirlo a Michele Greco e lui l'ha negato. Cioè ci sono un sacco di cose. Allora mi sono sdegnato proprio, non volevo più vederlo. Glielo disse a Stefano Bontate, perché Totorrina, per dire, in Sicilia non si era mai detto sequestri di persona. Totorrina si è permesso di fare pure dei sequestri di persona. Cioè che, e io non ho partecipato perché ero contro, la vecchia mafia non faceva queste cose qui. E gli dico, Totò, ma che stai facendo? E ha risposto, dice, state zitto che abbiamo di bisogno tutti i soldi. Un giorno si presenta da me, nella proprietà che avevo io, dopo il sequestro, mi sembra che sia stato quello di Fiorentino. Sì, esattamente, quello del gioielliere Fiorentino. Si presenta con dei soldi e me li dà, dice, Totò, dice, questo è un regalo per te. Gli dico, che sono? Dice, pigliateli e conservateli. Io che cosa ho fatto da furbo, più furbo di lui? Ho pigliato quei soldi e li ho conservati. Quando è uscito Stefano Bontate, la prima cosa che faccio, ci vado io al carcere perché avevano tutti paura che c'erano le telecamere, la polizia, carabinieri, vado a pigliarlo io davanti al carcere. Da quale carcere esce Stefano Bontate? Luciardone. E si mettono in macchina, mi metto in macchina io, Stefano Bontate e Gaetano Badalamenti. La prima cosa che gli dico a Stefano Bontate, gli dico, Stefano, guarda che Totorrina sta facendo tutte queste manovre qui. Guarda che, per dire, hanno ammazzato un rappresentante, per dire, della Sambuca, un certo Nicolini. E lui sempre continua a dire che non sa niente. Cioè sta facendo tutte queste manovre. Stefano, cerchiamo di ammazzarlo. Fammelo ammazzare a me, che io l'avevo sempre a portata di mano. Stefano Bontà mi fa un sorrisino, che era veramente malandrino, una persona, un principe, era veramente una persona intelligentissima. Mi fa un sorrisino e mi fa, figlioccio. Dice, ma che cosa vai pensando? Dice, super incritato, dice, questo piede pieno di creta, dice, dove può arrivare con noi? Che noi eravamo la famiglia veramente più temuta che c'era in Sicilia. Certo, Stefano, tu vedrai dove arriverà. Gaetano Badalamente dice, mi fa, dice, Danino, beh, a me mi chiamavano Danino, dice, finisce, ora cerchiamo di sistemare le cose. E cosa faccio io? Quei soldi che lui mi aveva dato del sequestro Fiorentino, li piglio e ci dica a Stefano Bontate, Stefano, questi sono tuoi. Dice, che sono? Io ho detto, Totorrina mi ha dato che sono del sequestro Fiorentino. Dice, vabbè, l'importante è che ti sei allontanato. Comunque, dice, non ti preoccupare che ora sistemiamo le cose. Stefano Bontate era contro pure sequestri, perché era contro legge della vecchia mafia.
Cioè ci siamo divisi contro Torrina, completamente non l'ho voluto più vedere. Ogni, di tanto in tanto lui, che facevano delle riunioni da Stefano Bontate, incontrava, mi abbracciava, mi portava solo a passeggiare nelle campagne lì, mi parlava perché ti sei allontanato da me, io sono amico tuo, ti voglio bene, chi, come, quanto. Ma siccome io lo conoscevo bene, quant'era insidioso e velenoso, gli ho detto, dottore, io ho una famiglia, tu ne hai un'altra. Ormai le nostre strade si sono divise, è finita lì. Dopo, ho chiuso con i colonnesi. Senta, quando lei parla dell'uscita di Bontate dal carcere, si riferisce alla scarcerazione in esito a quale processo, a quale sentenza? Ai tempi il processo dei 114. Dopo l'uccisione di Stefano Bontate nel 1981, lei lo ha già detto, però vorrei che fosse un po' più preciso, quindi in un periodo in cui lei è stato latitante, però di tanto in tanto tornava a Palermo. Lei ha commesso altri omicidi in danno di esponenti mafiosi dell'ala corleonese? Sì, dottore. Io quando ho dichiarato la guerra contro Totorrina, cioè gli ho voluto dimostrare che io, se volevo, tutti i giorni potevo fare strage di uomini d'onore per le vie di Palermo o per i paesi. Ma io non me la pigliavo, conoscendo il sistema di guerre mafiose, che era addestrato bene, non me la pigliavo con gli semplici uomini d'onore. Io cercavo gli alleati di Totorrina. Difatti io ammazzavo io capi mandamenti, rappresentanti di famiglia, reggente di famiglia, che erano tutti alleati con i colonnesi. Totorrina si è ammattito, ha capito che c'ero io, gli ha detto a tutti, lo ripeto, chiudetevi dentro perché lo conosco bene quanto è pericoloso. Dice, questo chi esce l'ammazza. Dice, fatevi i conti bene. E difatti era un periodo che a Palermo non succedeva più niente, perché lui pensava che io ero stabile lì a Palermo, invece io gli usavo la tattica per farli impazzire, che gli ammazzavo una o due amici e ripartivo per dire o per Parigi o per la Spagna, e lui non aveva più tempo a fare più niente. Dopo nell'89, dopo il mio arresto, ha avuto la dignità, che nel mio arresto, che questa è un'altra infamità nell'ambito mafioso, quando mi hanno arrestato, a me mi risulta che in tutti i locali di Palermo non c'era più champagne perché hanno brindato al mio arresto. E questa è un'infamità. Se mi avrebbero ammazzato, mi avrebbe fatto pure piacere dire vabbè, brindano alla mia morte. Ma nel mio arresto un vero uomo d'onore non brinda, chiunque sia, dal carcere si cerca di farlo uscire. Lei si sta riferendo all'arresto che subì a San Nicola l'Arena assieme sì, a Salvatore sì, Contorno? Assieme sì, a Contorno. Sì, sì. Però, signor Grado, ci dovrebbe fare qualche esempio di quello che ha detto. Lei ha detto, ho ucciso diversi soggetti alleati importanti di Salvatore Riina. Riesce a ricordare qualche nome di soggetti da lei uccisi in questo lungo periodo? Per dire Nina Aspetti, che era reggente della famiglia di Casteldaccio, legatissimo con i colonnesi. Poi Lombardo, che era il rappresentante e capo di mandamento, che l'ho ucciso vicino a Casteldaccio, della famiglia di, cioè che abbracciava Casteldaccio, Bagheria, lui era rappresentante e capo mandamento. Poi ho ucciso un altro rappresentante, un certo che l'ho ucciso certo, è di Bagheria questo qui, dottore, non mi viene in mente in questo momento perché i ricordi si affievoliscono purtroppo. Io ne ho ucciso tanti, dottore, tutti i suoi alleati e responsabili di famiglia. Ah, Vitale questo si chiamava.
Gliel'ho ucciso lì in una zona di mare. Sta parlando dell'omicidio di tale Messicati Vitale? Sì, sì, Messicati Vitale, sì. Senta, ho sparato io per... ma questi omicidi, quando poi ha iniziato a collaborare, lei li ha riferiti sì, all'autorità sì, giudiziaria, li ha confessati? Sì, ho riferito tutto, non ho più niente nella coscienza. Quello che avevo da dire l'ho detto. E fino a quando lei ha iniziato a collaborare con la Procura di Palermo, per questi omicidi lei era stato accusato, aveva ricevuto mandati di cattura, ordinanze di custodia cautelare, c'erano altri pentiti che l'accusavano? No, completamente, dottore. È stata una cosa mia spontanea per liberarmi la coscienza, di dire non voglio rimorsi di coscienza. Però gli voglio dire una cosa, dottore, per quello che hanno fatto loro, cioè a me mi dispiace solo una cosa, perché rimorsi di coscienza non ne ho, anche se ho fatto tanti omicidi. Mi dispiace solo per le vite umane che erano, ma per il resto le avrei ammazzate due volte. Per tutto quello che hanno fatto. Difatti, dottorina, e company, cioè tutti i suoi alleati, finché c'ero io non si erano permessi di toccare nessuno, si erano fermati, non c'era più guerra, sembrava che non c'era più guerra di mafia. Appena mi hanno arrestato a me, incominciarono a fare strage di innocenti, gente che non c'entrava niente, lavoratori, basta che mi erano vicini, li ammazzavano. Dopo hanno cominciato con gli attentati, cioè hanno fatto di tutto, hanno trasgredito veramente la legge della vecchia mafia. Lei, in esito a queste dichiarazioni, è stato sottoposto a programma di protezione? Sì, dottore, dopo 3 anni, perché vede, io sono stato sempre fortunato nella mia vita. Io sono stato messo sotto protezione dopo 3 anni di buttare sangue, isolato per 3 anni, senza che vedevo solo il cielo, non vedevo nessuno. Dopo 3 anni, perché non potevano fare il consiglio, che non c'era il presidente della commissione. Dopo hanno fatto il presidente della commissione, dopo 3 anni sono scarcerato, che con la vecchia legge chiunque collaborava nel giro di 6 mesi, 1 anno veniva messo fuori. Io ho avuto pure questa fortuna. Comunque è tuttora sottoposto a programma di protezione? Sì, dottore, ripeto, 17-18 anni, non mi ricordo bene quanto tempo ha, che sono stanco, dottore, non ce la faccio più. Signor Grado, prima di passare alle domande specifiche che più interessano questo processo, degli approfondimenti su alcuni punti che lei ha già citato. Intanto l'uccisione di suo fratello Antonino. Lei ha già detto che era uomo d'onore, era stato fatto uomo d'onore dopo di lei, ma era uomo d'onore. In che contesto muore suo fratello Antonino? E ad opera di... Te lo dico io, gli spiego subito, dottore. Mio fratello Antonino, la morte di mio fratello Antonino avviene dopo la morte di Stefano Bontate, perché Stefano Bontate, senza dire niente a me, a mio fratello e a tanta altra gente, voleva uccidere Totorina. Totorina è stato più velenoso e ha ucciso Stefano Bontate. Però noi non sapevamo niente della morte che Stefano Bontate voleva uccidere Totorina. Eravamo completamente all'oscuro, e lo giuro su Gesù Cristo e sull'anima dei miei morti. Che cosa avviene? Che Totorina incomincia a fare pulizia di tutti quelli alleati con Stefano Bontate che volevano uccidere lui. Io, vedendo queste cose, gli dico a mio fratello Antonino: senti, fratello mio, che lo mandavano a chiamare spesso a Ciaculli, un certo Pino Greco, Totò Bresti Filippo, mandavano a chiamare mio fratello per vedere se era sincero e perché volevano che ammazzassi mio cugino Salvatore Contorno. Ma mio fratello non sapeva niente né dove era più Salvatore Contorno, perché Salvatore Contorno non si fidava, dopo che gli hanno sparato non si fidava più di noi. E nemmeno sapeva niente, diciamo, del complotto che Stefano Bontate volesse uccidere Totorina.
Lo mandarono a chiamare più di una volta. Gli dica a mio fratello la sera prima di morire, assieme a Franco Mafara, gli dico: senti, dov'è che devo andare? Ancora non ti convince che non c'è più regola di Cosa Nostra? O c'entri o non c'entri? Noi siamo nella linea dei morti. Mio fratello mi fa, dice: ma noi non c'entriamo niente, c'è la regola. Gli ho detto: non guardare più regola, perché tu Cosa Nostra non hai capito niente, vivo a Milano e tu c'hai nebbia nel cervello. Non hai capito, non ci incontriamo più nessuno, o altrimenti incominciamo a sparare. Mio fratello: no, perché succede una guerra, scateniamo una guerra. Mio fratello va all'appuntamento e lo strangolano da innocente. Cioè, prima stavano strangolando Franco Mafara, poverino, si è messo a piangere, gli fa i bambini. Mio fratello gli grida, gli fa, dice: Franco, dice, fagli vedere a questi cornuti infami come si muore da uomo d'onore. Quello si è stato zitto, sentendo la voce di mio fratello dall'altra stanza. E pigliano mio fratello, cioè gli tengono le mani per strangolarlo. Mio fratello gli fa: cornuti, lasciatemi, che vi dimostro pure questo che cos'è un uomo d'onore. Strangolatemi senza che mi tenete. Difatti lo hanno fatto. Difatti poi quelli che l'hanno strangolato, mio fratello, hanno detto in giro: peccato, dice, era veramente un grande uomo d'onore, dice, non si doveva ammazzare, però l'hanno fatto. Quando è avvenuto questo duplice omicidio? Quando è stato ucciso suo fratello e Franco Mafara? Nell'89, dottore. Ma lei questi... Prego. L'89 lo ricordo bene, perché dopo io aspettavo la mattina mio fratello, ma era sicuro che mio fratello, gli ho detto la sera: domani quando ti mettono la corda al collo, pensami. Io lo sentivo. Difatti l'indomani ero nella villa che aveva mia madre, una villetta in montagna, e ci siamo baciati, gli ho detto: non ci vediamo più noi. Mio fratello mi fa, dice, l'ultima volta ci devo andare, perché mio fratello cercava di non far ammazzare nessuno di noi, ed è andato a morire innocente. Ma chi gli aveva dato l'appuntamento? Glielo dice suo fratello? Chi è che gli aveva dato l'appuntamento? Sì, il traditore Totò Prestifilippo, quello che era amico, che si doveva mangiare le montagne dopo la morte di Stefano Bontado. Si è mangiato le corna che ha questo, mi scusi il passare poco pulito. Senta, ma lei questi particolari dell'uccisione di suo fratello che ha riferito, come li apprende, da chi li apprende? Ma io, dottore, l'apprendo perché la mattina aspettavo mio fratello quando era andato all'appuntamento, non vedendolo tornare a una certa ora. Dopo viene su, che poverino è stato sparato, il fratello di Franco Mafara, Giovanni Mafara, Giovannello, il più piccolo dei fratelli. Viene su e mi dice, Tanino, dice, ma è tornato tuo fratello Antonino con mio fratello Franco? Ho detto: Giovanni, vattene a casa e non uscire più di casa, Giovanni, che non tornano più. Quello è diventato bianco, dice, così? Dice, sì. E se n'è andato, e via dicendo. Dopo io questi fatti che ho raccontato, mio fratello che gli ha sputato, gli ha detto: siete infami, vi faccio vedere come muore un uomo d'onore. Li ho saputi perché è una cosa che si è vocificata in tutte le famiglie, che dicevano: peccato ammazzare Antonino Grado. Capito? E l'ho saputo, lo sapevano tutte le famiglie mafiose in giro. Lei ha detto incidentalmente poco fa che suo fratello Antonino stava a Milano. Da quanto tempo, diciamo, risiedeva stabilmente a Milano, ci andava di tanto in tanto? Mio fratello Antonino viveva a Milano dagli anni 70. Cioè non era stabile, ogni tanto veniva, scendeva giù a Palermo, o per dire veniva per le ferie, che andavamo nei villini di Cossaiola, a Cefalù, io con tutti i miei fratelli, mia mamma. Veniva solo d'estate, ma di tanto in tanto durante l'anno, per dire le grandi feste, Natale, la Pasqua, scendeva e stava una settimana e se ne andava. Allora io di tanto in tanto, siccome a me Milano non piaceva, per tante ragioni, per l'andazzo,
per il clima che c'era pure. Allora ci andavo e stavo 4-5 giorni con mio fratello e me ne ritornavo giù a Palermo, ma non ero stabile lì. Suo fratello aveva un'attività lavorativa a Milano? No, dottore. Senta, altre due cose. Lei ha detto stamattina, proprio rispondendo alle mie prime domande, che con la sentenza del Maxi era stato condannato per associazione mafiosa e traffico di stupefacenti. Sì. Ma lei ha anche detto che, se non ho capito male, che lei non ha mai partecipato a traffici di stupefacenti. Ho capito bene, no, ho capito male? No, ha capito bene, dottore, perché ero contrario. Io rispettavo la vecchia legge di Cosa Nostra, che nella vecchia mafia non esisteva il traffico di droga. E chi si permetteva di toccarlo gli finiva bene per essere messo fuori famiglia. Poi, dopo gli anni 70, si è rivoluzionato il mondo. Chiunque facevano dei trafficanti di droga. Lei ha anche detto che per un certo periodo, però ci deve dire qual è il periodo, ci deve dire se poi ci fu un riavvicinamento, ha avuto un raffreddamento dei rapporti che erano stati sempre molto intensi con Stefano Bontade. Quando è avvenuto e a causa di che cosa e se poi c'è stato comunque un riavvicinamento? Ricordo anno più anno in meno, l'80, 79-80, andai su a Milano a trovare mio fratello Antonino e lo vedo con altra gente lì che era al ristorante. Finiamo di mangiare al ristorante, mio fratello mi fa, dice, dai, facciamo una passeggiata a piedi e cominciamo a camminare a Milano. Poi ci siamo fermati in un bar e mi dice, senti Tanino, ti devo dire una cosa che non volevo dirti perché so che tu sei contrario. Guarda che io, che oggi come oggi, più soldi si ha, più potenza si ha e più importante si diventa. Io lo guardo e gli faccio sì, e dimmi. Dice, guarda che io traffico con l'eroina, io Stefano Bontade, e allora io faccio finta, e mi fa, dice, se tu vuoi partecipare a fare la società con noi, dice, ti metti pure con noi. Io per sporpargli tutto quello che aveva lui dentro, me lo via in giro, anche se era più grande di me. Quando mi raccontò tutti i fatti, quando ha finito, io lo guardai, io ho detto, senti, sei mio fratello, non ti lavo la faccia con uno sputo, perché ho rispetto che sei mio fratello, sei il mio sangue e sei più grande. Io ho detto, vabbè, poi se ne parla, intanto io me ne sto andando giù a Palermo a parlare con l'altro più onesto di te, riferito a Stefano Bontade. Pigliai l'aereo, scendo giù a Palermo, chiamo Stefano Bontade e gli dico, senti Stefano, ma a me mi risulta che tu, mio fratello, lavorate con, siete trafficanti di droga. Mi guarda, mi fa un sorriso e mi fa, dice, ora l'hai capito, dici, già da anni che noi ci lavoriamo, io e tuo fratello. Io ho detto, per come ho detto a mio fratello, te lo dico pure a te, che mi sento di essere come se tu fossi mio fratello. Lo dico pure a te, non ti lavo la faccia e non ripeto la parola che ho detto prima perché non è mia educazione, perché sono molto educato. D'ora in poi non ti voglio vedere più, né a te cornuta infame, tu e mio fratello pure. Io ho detto, non vi voglio più vedere. E se ti va, mettimi fuori famiglia. Dice, ma questo non esiste mai. E gli dico una parolaccia, lo lascio e me ne vado. In pratica sono stato senza che volevo vedere più mio fratello, anche se Stefano Bontà mi veniva a cercare, e sono stato quasi un annetto senza vedere più mio fratello, non li volevo vedere più, e Stefano Bontade. Stefano Bontade veniva in una proprietà adiacente alla sua, appositamente con la scusa di vedere la proprietà, ma era per incontrarsi con me. Io quando lo vedevo scendere in questa proprietà, da lontano lo vedevo e me ne andavo, non mi facevo trovare. Chiedeva agli altri uomini d'onore che era lì, dice, ma mio figlioccio si è visto? Dice, sì, è stato qui, se n'è andato. Gli lascia detto a
a un traditore, un mio figlioccio, Salvatore Zarcone, che l'ho ammazzato io, gli dice: digli a tuo padrino che ho urgente bisogno, lo voglio vedere solo una volta, poi se non vuole più venire non venga. C'è una cosa molto delicata e di una certa importanza. A questo punto ci sono andato, disse: che è successo? E Stefano mi fa: sentite un attimo, che ero io e lui solo. Mi fa: dice, ascoltami figlioccio, ti voglio dire solo questo. Tu hai mille ragioni, io non ti voglio levare i tuoi principi, però siamo stati costretti. Solo ti voglio dire una cosa: siccome si sta vocificando in tutte le famiglie che tu non sei più, ti sei disunito, ti sei allontanato da me, di tutta la famiglia, io ho detto: no Stefano, io non mi sono allontanato da tutta la famiglia, mi sono allontanato da te e dagli uomini d'onore che toccano la droga, e non ti voglio più vedere. Dice: senti, siccome te lo ripeto, dice, tutte le famiglie mafiose si sta vocificando questa cosa e non è bello che sappiano che ci sia una spaccatura fra noi, perché tu sai benissimo che la nostra famiglia mafiosa è sempre stata unita e non ci possono mettere nessun pecco. Lo guardai, mi fa, dice, dammi un bacio. L'ho baciato, gli ho detto: Stefano, va bene, l'ho baciato, tu hai fatto scendere mio fratello, mi sono riappacificato con mio fratello, però non correva più, non sentivo più quell'amore di una volta, cioè, perché io avevo veramente amore per Cosa Nostra, per le regole che c'erano. Ero fanatico, però non sentivo più quel piacere, quella soddisfazione. E cioè, siamo rimasti in pace, per fortuna, almeno è morto in pace con me. E non ci rispetto alla data dell'omicidio di Stefano Bontate, questa pacificazione quanto tempo prima avviene? Mesi, circa un anno prima, dottore. Che siamo stati quasi un anno senza che volevo più vedere né lui, ma con mio fratello. Signor Grado, lei ha conosciuto personalmente Vittorio Mangano? Sì, come no, l'ho allevato io, dottore. Cioè, nel senso, quando lo ha conosciuto? Ma gli anni 70, dottore, ero da allora io uscito dal carcere. 69, era un poveraccio, cioè nulla tenente, sposato con due bambini, non potevo manco sfamare la famiglia. Allora me lo sono messo vicino, perché io ero il manto della carità di tutta la gente povera. Mi sono messo vicino, di tanto in tanto mi faceva accompagnare, per non farglielo pesare, mi faceva accompagnare in macchina a Milano a trovare mio fratello. Quando tornavamo, ai tempi che erano soldi, pigliavo 1,5 milioni, 2 milioni. Vittorio, mettiteli in tasca. Cioè, Vittorio si era attaccato con me una cosa morbosamente. Ma lei come, tramite chi lo aveva conosciuto? Ma l'avevo conosciuto che lui commerciava, diciamo, in bestiame, vitelli, cavalli, queste cose qui. E l'ho conosciuto in via da Scalanza, dove si mettevano a mercanteggiare tutti i sensali che vendevano. L'ho conosciuto lì. C'è qualcuno, qualche persona che glielo presenta? No, cioè, mi ricordo che io lo conoscevo di un certo Girolamo Guddo. Cioè, mi fa, dice, Zutanino, venga che gli presento un amico mio. E mi ha presentato Vittorio Mangano, così. Ma non è che me l'ha presentato perché Vittorio Mangano non era uomo d'onore. Avviene uomo d'onore dopo il mio avvicinamento e la mia conoscenza. Senta, però lei quando è stato sentito dal mio ufficio il 30 agosto 2012 ha detto: non era ancora un uomo d'onore, non era combinato, pagina 5. Il pubblico ministero le chiedeva: dove vi eravate in effetti conosciuti? A Palermo.
L'ho conosciuto a Palermo tramite un certo Giovanni Locascio. Chi è Giovanni Locascio? Sì. Chi è Giovanni Locascio? Persona. Sì. Sì, Giovanni Locascio, un uomo d'onore della famiglia di Brancaccio, sì. Ho sbagliato, sì, però c'era pure Guddo quando mi ha presentato Giovanni Locascio, sì, che mi ricordo che lui ci ha regalato, Giovanni Locascio, pure un poveraccio. Vittorio aveva una mucca che ci stava per morire. Ci ha regalato a Giovanni Locascio, mi ricordo questo particolare. Mi ha presentato Giovanni Locascio, sì, dottore, mi scusi tanto. Senta, ma lei in quel periodo aveva la possibilità, aveva la patente di guida? No. E utilizzò mai Vittorio Mangano per farsi portare in giro con l'automobile? Ma certo, dottore, perché poi lui si è attaccato tantissimo, perché Vittorio Mangano non era uno stupidino, era una persona molto scaltra, cioè ha capito che io ero un uomo d'onore, perché vedeva che quando camminavamo in macchina con lui per le vie di Palermo, cioè la gente, gente di un certo calibro, mi vedevano, mi facevano una festa. E Vittorio Mangano era un furbo, non era uno stupido, cioè si è attaccato con me nella speranza sicuramente di essere messo in famiglia. Senta, in qualcuno di questi viaggi a Milano con Mangano vi siete incontrati con suo fratello, come si chiama? Antonino, no. Mi pare. Con mio fratello? Antonino. Sì, dottore, come no? Erano compari con mio fratello. E chi divenne compare di suo fratello? Vittorio Mangano. Ma lo divenne dopo che lei lo conobbe o era già compare con suo fratello Antonino prima? No, dopo che io l'ho conosciuto. Sono divenuti compari perché? Si ricorda... Ma dottore, non lo so dire perché non ho cercato mai di saperlo come era suo comparato. Cioè era magari, si chiamavano compare per rispetto, così, non glielo so dire, dottore. Io le volevo chiedere se lei ha ricordo di incontri a Milano a cui partecipa appunto lei, suo fratello Antonino, Vittorio Mangano e tale Gaetano Cinà. Sì, Gaetano Cinà lo vedevo spesso perché veniva con Vittorio Mangano. Mi ricordo una volta l'ho incontrato a Milano e Gaetano Cinà mi dice una cosa, dice, mi dava per lei. Dice, guardi, dice, c'è Vittorio che, come è combinato nella situazione economica, dice, ha delle possibilità tramite un mio amico di farlo entrare a lavorare come saldiere da Berlusconi. Gli dico io, mi fa, dice, cosa ne pensa lei? Dico io, scuse Gaetano, se Vittorio, sappiamo com'è combinato, è lavoro, è pane che porta ai figli, perché no, gli dico io. Poi ho saputo che Vittorio Mangano, che mi veniva a trovare dopo che era entrato da Berlusconi, ho saputo che tramite, è entrato lui da Berlusconi come saldiere, tramite Gaetano Cinà, perché era amico di Marcello Dell'Utri. Senta. E lavorava lì. Però di tanto in tanto Vittorio mi veniva a trovare spesso, non è che era cambiato niente, anche quando lui era stato combinato nella famiglia di Pippo Calò, non era cambiato niente, mi veniva a trovare e aveva un grande rispetto per me. Ora ci arriviamo e proseguiamo. Intanto questo incontro in cui Gaetano Cinà fa questa proposta, intanto non è che si ricorda dove eravate a Milano in particolare? Sì, mi ricordo che mio fratello Antonino aveva a base come riferimento in via Washington, ai tempi che ora so che non c'è più, c'era un bar Pozzuoli. Senta, e ci incontravamo spesso lì. Riesce su per giù, se riesce, a datare questo incontro con questa proposta di assunzione lavorativa?
Guardi, non glielo so dire perché io come date sono negatissimo, non è che ricordo per dire mesi, anni, sono negato per ricordare, però dottore, a cavallo gli anni 70. Senta, lei di questa proposta che ascoltò fare da Tanino Cinà a Milano, ne parlò con Stefano Bontade? Cioè, mi sembra di sì, però non è che c'erano problemi che dovevo andare io a riferire a Stefano Bontade che Vittorio Mangano era entrato, però mi sembra di averne parlato una volta che mi fa dice lei, sì sì mi ricordo questo particolare che Stefano mi ha detto, dice bravo figlio, cioè, l'hai consigliato bene a Vittorio Mangano, che gli ha detto di andare a lavorare come saliere da Berlusconi, dice, perché dice, è una brava persona. È finita lì. Poi lei ha parlato, ha detto che dopo venne combinato il Mangano nella famiglia di Pippo Calò. Lei queste cose come le sa? Sa come si arrivò a questa combinazione? Che Mangano, come ci ha detto lei fino ad ora, era una persona che lei, signor Grado, si teneva vicino. Com'è che si arrivò alla combinazione nella famiglia di Pippo Calò? Dottore, glielo spiego subito. In pratica, Palermo, gli ripeto, io non ero il semplice uomo d'onore. Ero un uomo d'onore molto quotato in tutte le famiglie mafiose che quando parlavo io mi ascoltavano. E avevo un certo carisma io, anche da semplice uomo d'onore. Quando hanno visto Vittorio Mangano per un periodo vicino a me, assiduamente, sicuramente qualcuno, perché Vittorio Mangano faceva parte nella famiglia, cioè territorio di Pippo Calò, e allora quando hanno visto Vittorio Mangano vicino a me, hanno riferito sicuramente a Pippo Calò. Pippo Calò ha avuto interesse di combinare, di pigliare Vittorio Mangano e combinarlo. Cercano di avvicinarlo, ripeto, Vittorio Mangano non è che ero stupidino, appena si vede avvicinato subito scappa da me e mi dice Sutanino, sape che cosa? Dice, mi ha avvicinato un tizio. Io dico Vittorio, stacci vicino, io già avevo capito che volevano combinare per non creare maniscordi fra noi. Gli dico Vittorio, stacci vicino. Vittorio, ripeto, era un tipo molto furbo e mi dice chiaramente a me, senta, dice, io gli voglio dire questo, se devo andare nella famiglia di Pippo Calò, io non ci vado, io voglio stare nella famiglia di Stefano Bontade, assolutamente non ci lo mandarono a chiamare, gli hanno dato un appuntamento, lui si è rifiutato di andarci, che non era una cosa bella. Allora io, mi viene da me, gli sape, mi vennero a trovare perché mi hanno dato un appuntamento, dice non ci sono andato, io andai da Stefano Bontade e gli dico, se senti qua, non è che sapendo come agivano da Pippo Calò, non è che avessero a fare qualche male a Vittorio. Dice, ascolta, fai una cosa, ti convince a Vittorio e ci dice che se ne vanno a Pippo Calò. Dice, e tu sai perché? Allora chiamai a Vittorio e ci dico, Vittorio, tanto, combinato nella famiglia di Pippo Calò, combinato nella famiglia di Stefano Bontà, gli ho detto, la nostra amicizia c'è, sarà duratura e non cambia niente, e l'ho convinto a andare nella famiglia di Pippo Calò, e hanno combinato Vittorio Mangano, che poi mi è stato presentato da uomo d'onore. Senta, però ripeto, Vittorio Mangano sia quando non era uomo d'onore che quando era uomo d'onore veniva sempre a trovarmi perché per me aveva un grande rispetto e mi faceva tantissime confidenze. E adesso ci arriviamo. Una cosa, rispetto all'assunzione da Berlusconi, questa storia della combinazione, della proposta di combinazione di Pippo Calò, quanto tempo dopo avviene? Dopo circa 5-6 mesi, 7, non ricordo bene, dottore, questo periodo è passato. Quindi un periodo breve, diciamo. Vabbè, comunque. Sì, sì, periodo. Andiamo
a quello che lei ha già anticipato. Anche dopo la combinazione nella famiglia di Pippo Calò, lei ha detto che Vittorio Mangano mi faceva delle confidenze. Non mi faceva delle confidenze, mi diceva pure il latte che gli doveva dare sua madre, perché per lui, per me, aveva una grande stima. Tutto quello che faceva me lo diceva. E lei lo vedeva anche, lo ha mai visto dopo la combinazione parlare anche, avere rapporti personalmente anche con Stefano Bontate o con altri uomini della famiglia mafiosa di Santa Maria di Gesù? Sì, dottore, perché mi ricordo benissimo che una volta sono da Stefano Bontate e viene Vittorio, che aveva sempre una venerazione per Stefano Bontate, e gli portò un cavallo da galoppo e gliel'ha regalato a Stefano Bontate. Cioè lui andava a trovare spesso anche Stefano Bontate e lo vedevo spesso io, e poi ho capito il perché, la ragione che lui andava a trovare spesso Stefano Bontate. Quando l'ha capito e soprattutto come l'ha capito e qual era la ragione? La ragione era perché poi in pratica Vittorio Mangano era amico, molto amico del dottor Marcello Dell'Utri. Poi ho capito che ai tempi stavano facendo su a Milano, Milano 1, Milano 2, delle costruzioni appartenenti a Berlusconi. Allora la mafia, per come lei, per il lavoro che fa, sa benissimo che la mafia ha bisogno di investire, di riciclare i soldi. Siccome i soldi giù a Palermo della droga non si sapeva quanto erano più i miliardi, allora ho saputo, fatta la confidenza di Vittorio Mangano, che Vittorio Mangano esportava fiumi di denaro con la macchina su a Milano, dandoli a Marcello Dell'Utri, e Marcello Dell'Utri li investiva in queste società che aveva Berlusconi o in altre società, non so dove li investiva, ma non era solo Stefano Bontate, mio fratello, chiunque apparteneva a famiglie mafiose che aveva bisogno di riciclare soldi, quello che mi spiegava Vittorio Mangano, li mandavano su e non so dove li investivano, oltre Milano 1, Milano 2, però credo che le investivano in altri posti. Ma quando lei dice in altri posti, sempre riferiti alla persona dell'imprenditore Berlusconi o anche altri? Ma anche, dottore, io non è che so di preciso, però quello che di preciso mi risulta a me è che investivano nelle società di Berlusconi. Senta, questa cosa quindi lei ha detto, gliela dice Vittorio Mangano, è giusto intanto? Sì. Ma Vittorio Mangano le dice se questa consegna di denaro, questo viaggio col denaro da Palermo a Milano, e poi tutto quello che lei ha detto è avvenuto una sola volta, è avvenuto più volte, avveniva periodicamente, e che tipo di cifre venivano consegnate al dottor Dell'Utri e poi a Berlusconi? Senti, io non so se avvenivano periodicamente, però quello che mi diceva Vittorio Mangano non è che mi parlava di un miliardo o due, mi parlava di svariati miliardi, cioè che li portava su. Ma non so se avveniva tutti i settimane, tutti i mesi, ogni sei mesi, non glielo so specificare questo, dottore. Ma erano svariati miliardi, proprio di come mi parlava Vittorio. Mi diceva, a me basterebbe un viaggio di questi, dei soldi che ci sono in un viaggio che faccio, per campare da nababbo, dice, tutta la vita. Come viaggiava Vittorio Mangano, glielo dice?
Ma lui mi diceva in macchina, però io ripeto, dottore, perché in Cosa Nostra meno domande si facevano ai tempi, meglio era. Non è che io gli precisavo che macchina, che tipo di macchina, dove mi mettevi, che targa, questo lo sapeva lui. Le specificò, cerchi di ricordare le parole di Vittorio Mangano, se i viaggi erano stati uno, qualcuno o tanti? Più tanti svariati viaggi, dottore. Questo glielo disse Vittorio Mangano? Sì, sempre Vittorio Mangano. E c'era anche, c'erano sicuramente anche soldi di mio fratello Antonino, perché mio fratello Antonino non è che scherzava, era uno dei più ricchi mafiosi che c'era, sempre col traffico di droga. Ma lei in quel momento, quando Vittorio Mangano le racconta per le prime volte di questi viaggi con tutto questo fiume di denaro consegnato a Dell'Utri e poi investito nelle società di Berlusconi, lei in quel momento al Marcello Dell'Utri lo conosceva? Personalmente no, però l'avevo visto più volte, mi ricordo un particolare una volta, però Vittorio Mangano mi diceva, c'è presentare un amico, sempre mi diceva così, ma chi è questo amico? Marcello Dell'Utri, Vittorio non voglio conoscere, perché io ero, dottore, contrario alle persone che erano addentrati nella politica, non li volevo conoscere completamente. Mi ricordo un particolare che un giorno siamo a Palermo, io e Vittorio Mangano, in via Ruggero VII, che siamo andati a comprare del vestiario che ai tempi andava di moda, la boutique Battaglia in via Ruggero VII. Lui mi guarda e mi fa, Zutanino, sape, dice, c'è Marcello Dell'Utri, venga che glielo presento. Io ho detto, Vittorio, non ti permettere perché te lascio qui e me ne vado. E non l'ho voluto, non ho voluto conoscerlo completamente. Però in quel momento, Dell'Utri non era impegnato in politica. C'erano scusi, pubblico ministero. La domanda in questi termini non può essere ammessa. Presidente, il suggerimento è già partito però. Chi era Dell'Utri allora? Partiamo da in quel momento perché lei non consentiva a Vittorio Mangano l'effettiva presentazione di Dell'Utri? Dottore, sia per come ho spiegato, perché non volevo conoscere delle persone, cioè, che si interessavano per la politica e via dicendo, e sia perché non mi era simpatico. Ma cosa sapeva? Ci spieghi che cosa sapeva lei delle attività di Dell'Utri in quel momento? Ma delle attività di Dell'Utri io non sapevo niente, sapevo semplicemente che Dell'Utri era un uomo, per dire, c'era Stefano Bontate e allora aveva la venerazione per Stefano Bontate. È morto Stefano Bontate, si è messo a fare le capie dei colonnesi, prova ne sia che ancora è vivo, perché era intimo amico con i colonnesi, se no i colonnesi già l'avrebbero ammazzato sapendo che era amico di Stefano Bontate. Senta, ma quando si verifica questo episodio davanti alla boutique Battaglia, lei già sapeva da Mangano quello che Mangano le ha detto a proposito del ruolo di Dell'Utri per questi investimenti di denaro a Milano, o questo era accaduto prima? Sapevo, dottore, sapevo già. Ho capito. Senta, poi lei a Dell'Utri lo vede a Milano, lo incontra a Milano? Non è che lo incontro, dottore, c'è stato mio fratello Antonino, sapete che Vittorio a mia insaputa riferiva a mio fratello Antonino, perché loro Vittorio viveva a Milano e si vedevano spesso con mio fratello Antonino. E allora l'avrà riferito a mio fratello Antonino, siccome mio fratello Antonino conosceva bene Marcello Dell'Utri, mi chiama e mi fa, sente fratello mio, ma perché ho un buon contrario cristiano? Dice, guarda che non è cattivo, possiamo avere sempre del bisogno, perché poi dice lui è addentrato nella politica, dice non si sa mai, si può sempre avere bisogno di questa gente qui. Ti ho detto non voglio conoscere, una volta mio fratello mi convince, Antonino, che mi fa, dice vieni su a Milano che ti devo parlare. Arrivo su a Milano e mi fa, dice ascolta, dice oggi, dice io vado a mangiare con Vittorio Mangano,
Gaetano Cenà, dell'Utri, devi venire pure tu. Allora io, per non dare dispiacere a mio fratello, ci sono andato e siamo andati a mangiare in un ristorante. Si ricorda il nome e il luogo? Sì, chiamato I Quattro Mori. Precedentemente io avevo dichiarato che questo ristorante si trovava ad Arcore. Siccome ero preso da parlare di Vittorio Vanghera, ho detto Arcore, invece il ristorante in via del Senato, piazza del Senato, via del Senato, lì a Milano, I Quattro Mori. Siamo andati, me l'hanno presentato, lui tutto contento, che mi ha conosciuto, ha sentito parlare di lei, dopo un sacco di chiacchiere, a maggior ragione chiacchierone per com'era, poi abbiamo finito di mangiare, loro incominciano a parlare di affari. Prima io, per evitare di sgarbare mio fratello, di non dirgli parolacce, mi sono alzato dal ristorante e mi sono messo lontano a fumarmi la sigaretta, perché sapevo dove potevano arrivare a parlare dei loro affari. Per evitare di io essere scortese con mio fratello, di sgarbarlo davanti a tutti, allora ho evitato nei loro discorsi e mi sono allontanato. E questa è stata la conoscenza che ho fatto col signor Marcello Dell'Utri. Allora, Grado, prima di andare avanti, visto che lei l'ha ripetuto di nuovo su questo fatto, che per quello che lei sapeva allora, Dell'Utri era dentro alla politica, ci vuole spiegare un po' quali erano le sue conoscenze all'epoca, ovviamente, dei rapporti di Dell'Utri con la politica? Perché era dentro alla politica? Chi glielo disse? Quale, a che cosa si riferiva, se sa qualche cosa? Mi riferisco ovviamente alle sue conoscenze di allora. Senta, dottore, la riferenza della politica, di se era già, non mi ricordo, se lui era, cos'era, non lo so, però ai tempi ricordo benissimo però che lui aveva formato il partito di Berlusconi, Forza Italia, e si interessava tantissimo per questo in Sicilia, per Berlusconi. Allora, così ho saputo io. Allora, grazie. Perché... siccome il fatto è così eclatante che evidentemente c'è qualche cosa che lei ci deve chiarire. Lei sta facendo riferimento ora a Forza Italia e a Berlusconi, che come tutti sappiamo sono dati di fatto. Ma Presidente, più ma che perché, acquisi... no. Ma perché non lo facciamo parlare? Il chiarimento già gli chiariamo la circostanza, aggiusterà le sue dichiarazioni. Ma noi ne terremo conto ovviamente dell'aggiustamento. Il fatto è così eclatante, e così, a parte che abbiamo i documenti, abbiamo le sentenze acquisite, che il chiarimento ce lo deve fornire, e noi ovviamente ne terremo conto. Serve proprio a valutare l'attendibilità complessiva. E allora, le stavo dicendo, Grado, lei ha fatto riferimento ad eventi che notoriamente, per quello che già è acquisito in questo processo, si riferiscono agli anni 90, mentre lei sta parlando di una conoscenza che risale agli anni 70, e non a caso io le ho chiesto di riferire delle sue conoscenze all'epoca dell'incontro con Dell'Utri, quindi degli anni 70. Mi vuole chiarire un po' questo aspetto? Dottore, guarda che Dell'Utri, oltre gli anni 90... cioè di Forza Italia, Dell'Utri si era sempre interessato in politica e io lo sapevo questo qui. E mi spieghi qual erano anche le cose, livello, cosa sapeva? Anche a livello regionale, lui, c'erano delle elezioni e si interessava per fare leggere chi faceva comodo a lui. Elezioni regionali riferite a quale periodo, Grado? Ma gli anni... cavallo gli anni 70, dottore, che ricordo bene che Vittorio poi mi disse che lui si interessava pure, che aveva dei vivai di calcio, cioè di giocatori e via dicendo. Vabbè, pubblico poi, mistero, possiamo andare avanti, pubblico mistero. Senta, quindi in questa occasione vi siete incontrati al ristorante I Quattro Mori in via del Senato, lei specifica ora. Via del Senato, sì, perché ai tempi avevo già dichiarato precedentemente Arcore, perché ero cioè parlavo di Vittorio Mangano, e allora ho sbagliato, invece di dire via del Senato, piazza del Senato, ho detto Arcore. Arcore non è che c'è il ristorante, cioè non può esistere sul ristorante Quattro Mori. Senta, non ma... lo vorrei tipico.
Lei in quell'occasione notò quali fossero i rapporti personali tra Vittorio Mangano e Marcello Dell'Utri? Per esempio, si davano del tu, del lei? No, si davano del tu, anche con mio fratello, c'erano, almeno quello che ho visto io, c'erano degli ottimi rapporti. Lei ha detto di essersi alzato quando iniziarono a parlare di traffici. Ma che tipo di traffici? Iniziarono a parlare no, di che non cosa? Non è che ha detto traffici, stavano incominciando a parlare di affari. E allora, siccome io so benissimo i loro affari qual erano, che cominciarono a dire soldi, chi, come e quanto, i traffici, so qual erano i loro affari, erano sicuramente dei traffici. Onde evitare, ripeto, di mancare di rispetto a mio fratello davanti a tutto, appena li sentivo parlare di droga, mi sono alzato, mi sono fumato la sigaretta, mi sono messo lontano, non ho voluto sentire i loro discorsi. Senta, ma lei ha mai saputo da Vittorio Mangano o da altri di chi fossero questi soldi? Cioè chi è che materialmente, come persone fisiche, consegnava i soldi a Vittorio Mangano da consegnare a Dell'Utri per le società di Berlusconi? Erano soldi personali di chi? Ma soldi, per dire, la famiglia di Salvatore Inserillo, la famiglia di Stefano Bontate, soldi di mio fratello, soldi di un altro che è scomparso, un certo Saro Riccobona. Cioè questi erano i soldi, dottore. Lei ha conosciuto Mimmo Teresi? Come no, Mimmo Teresi era sottocapo della famiglia di Stefano Bontate. Le è stato mai detto da Mangano o da altri di soldi di Mimmo Teresi che venivano convogliati a Milano? Sì, anche i soldi, vabbè, io dicendo Stefano Bontate, mio fratello, preferito pure, c'è cioè, tutta la famiglia di quelle che trafficavano, e c'era Mimmo Teresi. Mi ricordo io a Milano una volta di aver rimproverato Mimmo Teresi, e gli dico il perché, sempre riferito a signor Dell'Utri. Mi ricordo che incontrai Mimmo Teresi a Milano, che era amico di mio fratello, ed eravamo nella stessa famiglia. Gli dico: Mimmo, che sei venuto a fare qui a Milano? Traffici. Subito io, scherzando, gli dico: traffici. Lui mi guarda e dice: no, dice, sai, dice, sono venuto qui a Milano perché Marcello Dell'Utri, dice, ha una società, è amico di un certo Gaetano Ligressi, se non sbaglio, un costruttore, Gaetano di Ligressi. Dice, hanno litigato, sto cercando di mettergli la buona. Io lo guardai e gli dico: Mimmo, ma fatti una parolaccia, fatti sempre che ti impiccini cose che non ti interessano. Dice, vabbè, sai, dice, eppure è giusto che mi interesso di farle riappacificare, che poi ho saputo sempre tramite Mimmo Teresi che forse si sono denunciati ambo le parti, Ligressi con Dell'Utri. E io ho detto: fatti due, vattene giù a Palermo. Dice: no, dice, Marcello è un amico, sto cercando di aiutarlo, ma fai come cavolo ti pare. Gli dico: io l'ho lasciato lì e me ne sono andato. Senta, ma lei di questa notizia avuta da Vittorio Mangano, di questi viaggi, di tutto questo denaro consegnato a Milano, ne ha mai parlato con Stefano Bontate? No, no, dottore, io ripeto, ai tempi in Cosa Nostra, perché sapevo ormai che erano tutti trafficanti. Qual era il motivo di io informarmi che fatichi i soldi? Cioè, in Cosa Nostra, io ripeto, la vera Cosa Nostra, non si sapeva, meno responsabilità si aveva. Cioè, poi non aveva interesse di io informarmi, né con Stefano, né con altri, i soldi che facevano. E Gaetano Cinata, Nino Cinà, che abbiamo visto era quello che aveva proposto l'assunzione prima, qualche anno prima, di Mangano da Berlusconi. Contanino Cinà, di questi investimenti, lei l'ha chiamato il riciclaggio appunto dei soldi mafiosi nelle società di Berlusconi, Tanino Cinà gliene ha mai parlato?
No, dottore, perché io non avevo questa amicizia con, cioè questa di, con Gaetano Cinati di andare a parlare di soldi, società. C'era solo che lui mi vedeva, ripeto, e aveva un grande rispetto per me. Lo salutavamo, ci salutavamo, pigliavamo qualcosa assieme al bar, lo incontravo pure a Palermo molto spesso, ma non c'era nessun rapporto né di parlare di società, né di parlare di traffici, e né niente. Però lei, quando è stato sentito dal mio ufficio il 30 agosto 2012, pagina 29-30, ha così risposto: devo leggere una parte prima perché altrimenti non si capisce l'argomento. Pubblico Ministero, lei l'ha visto mai Vittorio Mangano che portava sti soldi o gliel'ha detto suo fratello? E lei ha detto no, me lo diceva Vittorio, me lo diceva anche mio fratello, e fin qua sono le cose che ha detto finora. Ah, anche Vittorio, sì, anche Vittorio, ma lei sa, e poi lei ha detto, signor Grado, mi ascolti, Tanino Cinà me lo diceva pure, dice, sai, per ora ci stanno portando un poco di soldi che stanno infilando dentro le costruzioni che sta facendo Berlusconi, ma io non sapevo se era Milano 2, Milano 1 o che cosa erano. Quindi... Dottore, avrò fatto confusione io quando ho fatto questa dichiarazione, sicuramente, perché con Gaetano Cinà, ripeto, non c'erano questi rapporti. Di parlare di traffici o soldi. Quindi lei c'era un rispetto. Quindi c'era lei... rispetto e basta. Prego, prego, completi. C'era un rispetto a ambo le parti e basta. Non avevamo nessun rapporto di parlare di traffici. Avrò sbagliato io a dichiarare questa cosa qui. Quindi la sua fonte è Vittorio Mangano e suo fratello Antonino. Sì. Senta, lei sa se oltre a Vittorio Mangano altre persone di Palermo appartenenti o vicine alla mafia hanno avuto un ruolo di corriere di, diciamo, di questi soldi, di questo denaro per Milano? Senta, mio fratello ad esempio utilizzava spesso, però non so se li metteva, dove li metteva, in quale società, utilizzava spesso un certo Rosario D'Agostino che l'aveva vicino a lui, non era uomo d'onore, cioè lo faceva andare su a Milano cioè per quello che lui vendeva, la droga che vendeva giù a Palermo, lo faceva andare su a Milano per dire con la macchina carica di soldi pure, perché si trattava pure delle cifre iperboriche, non si trattava di 1 miliardo, 2, ma anche di più. E da Rosario D'Agostino, per dire, mi faceva la confidenza che lui li metteva. Io ho detto io, ma scusi, Saro, come ci sale queste cose? Dice, io ho scogitato una cosa, perché era ignorante, li metteva nella ruota di scorta della macchina, tutti ammazzettati, tagliava la camera d'aria, che aveva la cosa tipo i vulcanizzatori, tagliava la camera d'aria, impacchettava tutti i soldi lì dentro, rincollava la camera d'aria e la gonfiava e la metteva come ruota di scorta. Però lo faceva Rosario D'Agostino semplicemente per mio fratello Antonino, non lo faceva per altro. Però ripeto, non so se mio fratello, a cosa gli servivano questi soldi su. Magari gli servivano che lui era in contatto con i turchi per fare il pagamento della morfina base. Ho capito, quindi per quanto riguarda questo Rosario D'Agostino, lei sa che portava i soldi a Milano, ma non sa a chi li consegnava o per che cosa li adoperasse, giusto? No, li consegnava a mio fratello Antonino, perché erano soldi di mio fratello Antonino. Senta, lei ha mai saputo se ci sono stati mai dei
progetti di sequestro di persona nei confronti dell'imprenditore Silvio Berlusconi o di suoi familiari? Senta, non ci sono stati mai dei progetti di sequestro, semplicemente che volevano spillarli di soldi, che questo mi conferma Vittorio Mangano, perché ho letto su un giornale che hanno fatto un attentato nella villa di Berlusconi, a Arcore. E leggendolo io sul giornale gli dico: Vittorio, ma cos'è sto fatto? Mi fa, dice, no, dice, semplicemente per fargli uscire un po' di miliardi, che lui soldi ne ha tanto. Difatti non è che gli hanno fatto vero e proprio un attentato, hanno pigliato della polvere delle cave, questo che è per fare saltare la pietra, e questa bomba tipo bomba carta piena di polvere senza fare danni gliel'è andato a mettere un certo Francesco Mafra, quello che è morto strangolato assieme a mio fratello. Ma non gli hanno creato danno, gli hanno affumato tutta, gli hanno fatto diventare tutto il muro, un pezzo di muro nero, tutto il cancello nero, poi non ho saputo più come è andato a finire. Ma come sequestro io ho sempre saputo che non c'è stato mai problema. Sì, una volta si era crucificato, che c'era, che non so precisare chi, c'erano i calabresi che volevano sequestrare qualcuno della famiglia Berlusconi. Ma ripeto, dottore, io non è che mi interessavo tanto, e allora ho saputo che è intervenuto il Moderesi tramite Stefano Bontà e hanno fermato questa cosa di sequestrare, diciamo. Ed è avvenuto il fatto, dice, vabbè, un po' di soldi ce li facciamo uscire. Ed è stato questo il fatto dell'attentato che ci hanno fatto, per evitare che... Aspetti, di fargli qualche sequestro. Mi spieghi che cosa sa lei a proposito dell'intervento di Mimmo Teresi e Stefano Bontate quando c'era qualche progetto da parte dei calabresi? Che cosa sa, soprattutto come lo sa? Torniamo su questo argomento in maniera, se ne è in grado, più come lo so? Dottore, come lo so, io facevo parte della famiglia di, sì, Stefano Bontate. Ha assistito, allora, ha partecipato a discorsi tra Mimmo Teresi e Stefano Bontate in cui si parlava dei calabresi e di Berlusconi? Le faccio direttamente la domanda. Specificamente no, solo che una volta sono arrivato lì e c'era Mimmo che parlava con Stefano Bontate. Stefano Bontate gli dice, vabbè, tu non sai come deve fare, vai nei calabresi, ti presenti personalmente anche a nome mio e ci parli, capito? Questo è tutto il discorso era. Ma stavano parlando di che cosa quando Stefano Bontate dice a Mimmo Teresi vai dai calabresi e ci parli? Ma sicuramente sarà stato per questo fatto qui, che i calabresi erano intenzionati a sequestrare qualcuno appartenente a Berlusconi, qualche figlio, la figlia, fratello, non glielo so dire, dottore. Perché lei il 30 agosto del 2012, pagina 49, ha detto questo: stavo parlando con Stefano, arriva Mimmo Teresi e ci fa a Stefano: Stefano, ti devo parlare. Dice Mimmo: sogno io e mio figlioccio, qual è il problema? Che hai da nascondere con mio figlioccio? Dice, parla. Ah, sì, sì. Se vuole non continuo, se lei ha ricordato qualcos'altro io non ho necessità. No, dottore, mi ricordo questo qui, che Mimmo gli ha detto, cioè Stefano ci ha fatto questa osservazione, tipo rimproverandolo. Dice, qual è il problema che c'è mio figlioccio? Parla. E Mimmo si è sbilanciato dicendoci che c'era questo problema, che Marcello Dell'Utri si era lamentato con Mimmo Teresi che volevano fare questo sequestrare qualcuno della famiglia Berlusconi. E allora Mimmo Teresi, avendo l'amicizia con Marcello Dell'Utri, si voleva interessare per non fare disturbare, diciamo, la famiglia Berlusconi, per fare un piacere a Marcello Dell'Utri. Difatti Mimmo Teresi, Stefano gli dice, vai su nelle Calabrie, parla con chi di dovere
e dirgli che è una cosa che interessa a noi, che non ci permettano di fare una cosa del genere. Ai tempi anche le famiglie calabrese a noi ci ascoltavano, ci davano credito, cioè erano molto vicine a noi anche le famiglie calabrese. Lei si ricorda in particolare se in quell'occasione Stefano Bontate, nell'indicare la soluzione a Mimmo Teresi, fece anche i nomi degli esponenti mafiosi calabresi da cui Mimmo Teresi doveva andare per risolvere il problema Berlusconi? No, dottore, non mi ricordo bene. Lei il 30 agosto 2012 aveva detto: allora, Mimmo ci fa, dice, sai, così così, ci hanno fatto delle telefonate minatorie a Berlusconi, e dice, sono i calabresi. Dice, che devo fare? Stefano Bontate guarda Mimmo Teresi, mi guarda a me e fa, dice, figlioccio, ci vuol dire tu che deve fare? Che abbiamo noi? Dice, usai a Sciata che devi fare qual è? Vai nei Calabria, Mimmo Teresi se ne va in Calabria e va a parlare, che non so precisare con chi dei fratelli, con i fratelli Mazzaferro, che sono pure una grossa famiglia di indranghetisti. Sì, dottore, ricordo bene questo fatto qui, sì. Però, cioè, fece il nome dei Mazzaferro? No. Sì, ho fatto il nome dei Mazzaferro, però non so precisare con chi dei fratelli Mazzaferro. E poi lei seppe se Mimmo Teresi andò da qualcuno dei fratelli Mazzaferro e quale fu l'esito? Cioè, venne a conoscenza di un eventuale esito o risposta di questa viaggio, dottore, in Calabria? Dottore, l'esito che Mimmo Teresi andò dai calabresi, gli hanno detto non c'è problema, sta tranquillo che non saranno più disturbati. Difatti Berlusconi non è stato più disturbato, dove facevano le telefonate per le minacce di Berlusconi. Difatti non è stato più disturbato, cioè è finita così. E lei ha assistito anche al colloquio al ritorno dalla Calabria di Mimmo Teresi con Stefano Bontate? A te, dottore, però sì, ho assistito, ma gli ha detto Stefano, sono andato, ho parlato, e ripeto, non mi ricordo chi è dei fratelli Mazzaferro, e mi hanno riferito che non c'è problema, che tutto è a posto. Approfitto di questa pausa pubblicitaria per ricordare che noi abbiamo acquisito le sentenze irrevocabili nei confronti di Marcello Dell'Utri. Quindi questo ai fini dell'esame, che quindi può essere limitato a aspetti specifici di approfondimento. Senta, a proposito di questi viaggi di Vittorio Mangano con questo denaro, lei ha detto si è verificato tantissime volte, ma in quale arco di tempo e fino a quando, se riesce ad essere più preciso, se no le ricordo quello che lei ha dichiarato. Cioè, è una cosa, lei ha detto tantissime volte, lo ha ripetuto anche ora, per le confidenze che le ha fatto Vittorio Mangano, ma tantissime volte nell'arco di un anno, due anni, cinque anni, più anni, e fino a quando? Ma senta, dottore, io non è che precisavo tutte le volte che vedevo Vittorio e dicevo Vittorio ha fatto viaggi, com'è finita, come non è finito, perché ripeto, non mi interessava, però so che è durato ma qualche annetto e forse di più. Cioè, quello che ogni tanto vedevo Vittorio e mi dicevo ho fatto un viaggio, ma non è che mi interessava più sapere quando lo faceva o fino a quando iniziò, fino a quando ha finito, dottore. Questo non mi interessava proprio saperlo. E questo prima si è verificato, o meglio, lei queste cose le ha sapute da Vittorio Mangano prima della morte di Stefano Bontate o anche dopo? No, dopo la morte di Stefano Bontate, io ripeto, non mi fidavo più di nessuno,
E non mi fidavo più nemmeno di Vittorio Mangano, perché Vittorio Mangano faceva parte a Pippo Calò, che era alleato di Totò Riina. Io non mi incontrai più nemmeno con Vittorio Mangano. Quindi tutto, sono notizie apprese tutte prima della morte di Stefano Bontate, giusto? Certo. Senta, ma successivamente alla morte di Stefano Bontate, avendo avuto lei notizia che comunque soldi della sua famiglia mafiosa erano stati investiti in queste società di Berlusconi, in queste attività imprenditoriali di Berlusconi, lei ha mai pensato di poter recuperare queste somme, di poter pretendere la restituzione, di poter cercare in qualche modo di avere un utile economico da questi investimenti che sapeva essere stati fatti dalla famiglia mafiosa sua? Certo, dottore, ero già io in carcere. E allora ho conosciuto in carcere un ragazzo che mi sembrava molto serio, napoletano, un certo Guido Rossi, se non sbaglio. E in pratica volevo recuperare questi soldi e ho escogitato, disse, vabbè, parlo con questo ragazzo, vediamo se può ammazzare Vittorio Mangano, perché naturalmente Vittorio Mangano era passato dall'altra barricata. E come facevo io a recuperare questi soldi se c'era Vittorio Mangano che poteva riferire a Totò Riina? Perché Totò Riina si informava dove c'erano dei soldi di mio fratello, Stefano Bontate, e se li pigliava. Allora ho parlato con questo Guido Rossi, gli ho detto, senti qua, mi puoi fare una grande cortesia di ammazzarmi Vittorio Mangano? Su ragazzo mi fa, dice, certo, dice, lo faccio. Cioè, ho cercato di far ammazzare Vittorio Mangano, cosa che poi questo ragazzo è andato via dal carcere, che eravamo nel carcere di Vasto, e non se ne fece più niente. Allora, qualche spiegazione. Intanto, in che periodo siete stati codetenuti con questo Rossi? Dopo l'89, dottore, perché io sono stato arrestato nell'89, dopo un mese qualcosa, due mesi circa, mi portarono nel carcere di Vasto. E siete stati codetenuti per quanto tempo con questo Rossi? Ma io so quanto sono stato detenuto, Rossi è stato poco, all'incirca un anno e qualcosa. Io ci sono stato 4 anni nel carcere di Vasto. Ma mentre eravate co-detenuti con questo Bruno Rossi, eravate detenuti nella stessa cella, facevate la socialità insieme, come parlavate? No, andavamo al passeggio assieme, eravamo nella cella, io ero messo nella cella solo perché c'erano delle misure di sicurezza per me. Ed eravamo nella cella accanto, però tutti i giorni ci vedevamo nella socialità o andavamo al passeggio, ci incontravamo tutti i giorni. Intanto le volevo chiedere se lei è certo che il nome di battesimo fosse Guido, perché nel verbale del 30 agosto 2000... No, Bruno, dottore, mi scusi se non sbaglio, Bruno Rossi. Bene, Bruno Rossi, va bene. Ma lei... Quindi noi sappiamo poi quando è stato codetenuto con Bruno Rossi, ma non glielo voglio, non è il momento per dirlo in questo momento. Lei comunque dice dopo l'89, quando io vengo arrestato, eccetera, eccetera. Ma mi spieghi una cosa, signor Grado. Lei dice Vittorio Mangano, lei in quel momento sapeva che Vittorio Mangano era passato, diciamo, con Riina e la fazione corleonese? O ancora non lo sapeva? Dottore, io le dico questo qui. Cosa Nostra la conoscevo bene, sapevo la regola. Vittorio Mangano, è normale che passa con Totò Riina, perché nella famiglia di Pippo Calò, Pippo Calò è stato uno dei traditori a partecipare nella morte di Stefano Bontate, alleato con i corleonesi, perciò
Vittorio Mangano è nella famiglia di Pippo Calò. È normale che Vittorio era passato con lui con Lonesi. Ho capito bene. Quello è il mio senso di dire. Ho capito perfettamente il suo ragionamento di allora, ma in base a questo ragionamento lei non pensò che già il Mangano avesse potuto riferire di questi investimenti della famiglia di Santa Maria di Gesù nell'attività imprenditoriale di Berlusconi a Milano in quel momento? Cioè io vorrei che lei spiegasse bene qual era il suo intendimento. Far uccidere Vittorio Mangano nella sua testa in quel momento era funzionale a recuperare eventualmente questi soldi? Perché? Ce lo spieghi. Perché si doveva eliminare Vittorio Mangano? Dottore, per due ragioni io volevo far ammazzare Vittorio Mangano. Sia se potevo recuperare questi soldi, giusto? E sia perché era un traditore come tanti altri che io ho ammazzato personalmente, perché si sono schierati dalla parte dei Corleonesi. Cioè, mi faceva impazzire a me il pensiero che Vittorio stravedeva per Stefano Bontade e poi si è schierato con i Corleonesi. Questo, dottore, per due motivi lo volevo far ammazzare io. Per il tradimento che ha fatto e per il fatto dei soldi. Ecco, concentriamoci un attimo sul fatto dei soldi. Qual era il suo pensiero una volta ucciso Vittorio Mangano? Lei come pensava di muoversi per recuperare questi soldi? Lei ha parlato di miliardi. Io pensavo che non è che gli avevo pigliato l'ergastolo, che dovevo fare quegli anni di carcere, uscivo, poi provvedevo come fare per recuperare quei soldi là. Qualcosa l'avrei scorgitata, perché tanto per dire, io conoscevo già, disgraziatamente quella volta ho conosciuto il Marcello Dell'Utri e vedevo come poter fare per poterla acchiappare, a dire, senti qua, questi sono soldi di mio fratello, cerchi di recuperare, questo, potevo fare anche questo. Lei, stando con Bruno Rossi, ebbe notizie da lui o in altro modo se questo Bruno Rossi apparteneva a qualche fazione camorristica, se in quel momento era una fazione camorristica che era in lotta con altre fazioni? Che cosa aveva saputo di Bruno Rossi? Prima di arrivare a chiedere una cosa così comunque importante. Glielo dico io, perché lui... Cioè, diciamo, faceva parte, che sono stati tutti condannati, che poi ho conosciuto pure lui, un certo Giacomo Cavalcante, lui faceva parte alla famiglia Cavalcante, della zona di Napoli, di Bagnolo, una cosa del genere, di Bagnolo, ed erano in guerra tra camorristi, che non so precisare con chi. Cioè, Bruno Rossi era uno che già, a quanto mi diceva pure Giacomo Cavalcante, Bruno Rossi aveva già sparato, e mi diceva Bruno Rossi, Giacomo Cavalcante dice, è un ragazzetto molto sveglio. Poi Cavalcante è andato via, io ho fatto questa proposta senza dire niente a Cavalcante, a Bruno Rossi, e mi poteva usare questa cortesia. Ma in quel momento era prevedibile una scarcerazione di Bruno Rossi da lì a qualche tempo? Sì, dottore, sì. Lui doveva fare poco, non è che aveva tanti anni di carcere. La sua scarcerazione era imminente, ricordo, a quello che mi diceva lui. E nel chiedere a Bruno Rossi, una volta uscito, di organizzare l'omicidio di Vittorio Mangano, specificò al Rossi anche i motivi che lei aveva in mente per uccidere? Certo, dottore, che li ho specificati. Io ho detto, deve usarmi questa cortesia. Io non è che non c'ho chi potrebbe farmi questa cortesia, ma siccome non voglio che la voce trapeli nell'ambito mafioso, perché tu sei fuori zona, non hai niente a che vedere con la mafia, se mi puoi fare questa cortesia,
E ha detto sì, non c'è problema. Ma gli disse a Bruno Rossi quello che lei pensava, cioè che era necessario uccidere Vittorio Mangano perché era un traditore e perché lei ha detto questa cosa poteva essere utile per recuperare poi i soldi di... Ma dottore, non ricordo bene, cioè, si parlava del più e del meno, però non ricordo bene i particolari, dottore. Poi Bruno Rossi le ha detto, accettò la proposta, poi le disse qualcos'altro in epoca successiva? Non mi ricordo, dottore, sa perché? Perché poi con Bruno Rossi io sono uscito per un intervento chirurgico che dovevo fare. Sono rientrato nel carcere dell'Aquila, non sono andato più a Vasto, nel carcere di Vasto. Cioè, ci siamo persi completamente, non avevo numeri di telefono, non avevo indirizzo, cioè la cosa è finita così. Perché lei, quando è stato sentito il 30 agosto del 2012, ha detto era per tenere la cosa chiusa, fare sparare a Vittorio Mangano non da killer siciliani perché la voce poteva trapelare, ma lo facevo io con Bruno Rossi che era fuori dall'ambiente nostro. Dottore, poi, l'ho spiegato poco sì, fa. Sì, sì, no, questo, aspetti, mi lasci completare. Poi sto ragazzo si è messo a collaborare, non so più che fine ha fatto e non se n'è fatto niente. Ah sì, sì, vedi, mi ricordo bene, sì, poi ho saputo che si stava mettendo a collaborare e non ce n'è fatto più niente, sì che lui era, ancora io ero in carcere a Bazzo, sì. Lui mi ha detto, ho deciso di collaborare e da quel giorno lì poi si sono portato via quando mi ha detto questo e la cosa è morta così. Quindi gliel'ha detto lo stesso Bruno Rossi? Sì, sì, sì. Senta, un'ultima domanda. Lei queste dichiarazioni sulle notizie che più volte le ha dato Vittorio Mangano, sui soldi portati a Milano, consegnati a Dell'Utri per essere investiti nelle imprese di Berlusconi, rispetto all'inizio della collaborazione, quando le ha fatte, signor Grado? Non in generale su Mangano, su Dell'Utri, su Cinà, ma queste in particolare sugli investimenti, su questi viaggi. Ah, dottore, ascolti, sono andato a Roma per un altro interrogatorio, se non sbaglio il dottor Donadio, che ai tempi era vice del dottor Grasso, cioè sono andato per un altro interrogatorio. Si parlava del più e del meno, siamo andati a finire il discorso su Vittorio Mangano, così c'è, e ho fatto questa dichiarazione dopo anni della mia collaborazione. Si trattava di un colloquio investigativo? Sì, sì, sì. Poi più volte abbiamo citato o utilizzato il verbale che lei il 30 agosto del 2012 ha fatto con la Procura di Palermo. E rispetto a questo verbale del 30 agosto 2012, quel colloquio investigativo col dottore Donadio quanto tempo prima c'era stato? Dottore, non lo so precisare, un anno e mezzo, due, un anno, non glielo so precisare. Va bene, comunque... Allora, io vorrei che lei, noi dobbiamo acquisire tutti gli elementi per poter valutare le sue dichiarazioni. E perché lei, diciamo, al di là del fatto il colloquio investigativo, non, Procura Nazionale Antimafia o Procura di Palermo, non le chiedo questo,
C'è un motivo per il quale lei queste dichiarazioni, che oggettivamente riguardano fatti diciamo importanti, lei ha parlato di più viaggi, miliardi portati e investiti nelle società di Berlusconi tramite dell'Utri. Vorrei che lei fosse molto chiaro e preciso e sincero su questo, se vuole rispondere. Perché lei non, questa dichiarazione non la fa subito, quando inizia a collaborare, abbiamo visto alla fine degli anni 90, e per la prima volta la fa alla Procura Nazionale Antimafia e poi a Palermo, diciamo una decina di anni dopo, 10 anni dopo. No, dottore, per la verità del riciclaggio parla esclusivamente per la prima volta il 30 agosto del 2012, dottore Di Matteo. Come lei ha detto prima, per ora stiamo facciamo rispondere, poi perché comunque dicendo. Lei ha detto che ne ha parlato prima, lo dice anche qui, col dottore Donadio della Procura Nazionale Antimafia, era un colloquio investigativo, abbiamo appurato. Ci spieghi perché, signor Grado? Dottore, io non è che sono andato dal dottor Donadio e abbiamo parlato. Mi ha chiamato, mi ha chiesto di Vittorio Mangano, non mi ha chiesto di salute, non mi ha chiesto niente, se è stata una mia cosa spontanea che mi sono ricordato e ho fatto questa dichiarazione al dottor Donadio, capito? Tutto qui. Ma prima perché non l'aveva fatta? C'è una ragione per la quale, perché lei aveva anche confessato omicidi, stragi. Ecco, ci dica qual è la ragione. Certo che c'è una ragione, dottore, perché la prima cosa che io ho detto nel mio interrogatorio, nel mio pentimento al dottor Michele Prestipino, è stata quella lì. Dottor Prestipino, lei mi deve parlare, sia lui che altri giudici che mi hanno interrogati. Dottor Presepino, lei mi deve parlare di tutto, di mafia, però non mi chieda di politici perché non ne parlo completamente. Solo per questo non l'ho dichiarato allora, perché non era intenzionato a parlare. D'altronde dell'Utri faceva parte poi alla politica. Avrò sbagliato io a dire il nome di dell'Utri, pazienza. Pensavo che era una cosa che io era a titolo informativo, così che si stava parlando con il dottor Donadio. È uscito fuori su patto di salute Vittorio Mangano. Ho capito. Ma io non volevo nemmeno parlarne, dottore Di Matteo. Quindi nel colloquio di politica, io ripeto, non ne volevo, uomini politici, non ne volevo toccare completamente, perché ancora oggi, con la mia età, mi devo vedere ancora qualche festa, dottore. Non è che a me mi preoccupa di morire, perché ormai alla mia età, anche da giovane, io la morte non l'ho mai temuta. E allora vorrei campare ancora qualche annetto per vedermi tutte le feste, dottor Di Matteo. Per questo io non ho parlato mai e non parlerò mai di politica, perché voglio campare ancora qualche annetto tranquillo. Poi se c'è qualcuno che mi assicura, che mi mette la firma nel dire tu camperai ancora anni, e allora parliamo di altro, ma non è il momento di parlare per ora di politica. Se qualcuno me l'assicura che io camperò ancora anni, prego, mi dica. Allora, mi scusi se mi sono... La sua risposta è chiarissima. Quando ho iniziato a collaborare non volevo, nel 97, 98, 99, non volevo parlare di questi fatti perché riguardavano persone che facevano politica o fanno. Poi nel corso del colloquio investigativo il discorso è andato a finire a questa cosa qua, e quindi lei ha riferito queste cose e poi le ha riferite pure alla Procura di Palermo. È questo, giusto? Ma lei queste cose, diciamo, le ricorda, le ha sempre ricordate queste confidenze di Vittorio Mangano, è giusto? Certo, benissimo dottor Di Matteo, le ho ricordate e le ricordo ancora oggi, sono vivi in me, a distanza di 40 anni, ricordo ancora perfettamente dottor Di Matteo.
Va bene, grazie. Io al momento non ho altre domande. Sì, però domande. Grado, per passare avanti, perché vorremmo capire, noi dobbiamo valutare anche la sua attendibilità e vorrei capire l'ultimo discorso che lei ha fatto appena qualche secondo fa. Cioè lei vuol dire che volendo campare ancora, come lei ha detto, ancora tranquillo qualche anno, ad oggi non ha detto tutto quello che sta sui politici? Glielo dico io, dottore, glielo spiego subito. In pratica, per quello che conosco io, a livello d'alto livello politico, cioè io so, e le prove lo hanno dato, di tanta gente morta. Io vorrei campare ancora qualche annetto tranquillo. Non mi voglio far ammazzare, uno mi ha ammazzato Dottorina che non è stato capace, non mi voglio far ammazzare a livello di Stato. Dottore, lei queste cose le sa benissimo. Le so benissimo e le ripeto quindi la domanda, quindi vorrei una risposta chiara. Cioè questo significa che lei ci sta confermando in questo momento che sa delle cose che riguardano, tra virgolette, politici e che ritiene di non poter dire temendo per la sua sicurezza personale. È così o no? Ma no, dottore, questo l'ho dichiarato e lo dirò sempre, no, non parlerò mai non di non quello che ha detto perché, allora, quello che ci sta dicendo ritengo, ora. Ritengo, mi scusi dottore, ritengo che non è il momento opportuno di parlare di politica, dottore, di uomini politici. Lei è tuttora non è proprio il momento opportuno. Grado, mi ascolti, lei è tuttora sottoposto al programma di protezione e sa quali sono gli impegni che ha assunto col programma di protezione? Non ho capito, mi scusi, dottore. Dico, lei è tuttora sottoposto a un programma di protezione, ci ha detto, e sicuramente a conoscenza degli impegni che ha assunto col programma di protezione. È così? Certo, dottore. Va bene, certo. Allora a noi può bastare questo. Vediamo grazie. Se ci sono domande da parte del, innanzitutto parte civile. Nessuna domanda, vogliamo passare al difensore, avvocato Di Peri.